Duplicazione di un telecomando. Il telecomando RTS ci consente di muovere la tenda. Si desidera ottenere un altro telecomando attivo per il funzionamento della stessa tenda. Qual è la procedura? Prendere il telecomando programmato, girarlo, premere il tasto di programmazione fino a ottenere un click-clack o un movimento del motore. Prendere il nuovo telecomando che si desidera programmare. Se si tratta di un telecomando multicanale, posizionarlo sul canale desiderato. Girare il telecomando e premere brevemente il tasto PROG fino a ottenere un breve movimento della tenda o un click-clack. La copia del comando è stata eseguita correttamente. È possibile muovere la tenda sia con il telecomando nuovo che con quello attivo in precedenza. Se si desidera eliminare uno dei due telecomandi, prendere il telecomando che si desidera mantenere attivo, in questo caso si vuole mantenere attivo il telecomando nero. Quindi procedere. Girare il telecomando, premere il tasto di programmazione fino a ottenere un movimento o un click-clack della tenda. Prendere il telecomando che si desidera eliminare, girarlo, premere il tasto PROG fino a ottenere un click-clack o un piccolo movimento del motore. Quindi il primo telecomando non funziona più. Mentre il secondo è ancora attivo. La programmazione della cortina.